Ecco Vettore. Dal lunedì al venerdì, ogni mattina e ogni pomeriggio fino all'ora di chiusura, nel grande negozio Temperia, vende il tempo a chi non ne ha. Lo sceglie con cura, lo soppesa con un piccolo bilancino di precisione, lo incarta in bustine azzurre con un fiocco giallo. Vettore è un uomo attento, non sbaglia mai la misura. A ognuno vende il tempo che richiede, mai un goccio di meno. Davanti al suo bancone c'è sempre molta gente che ha bisogno di tempo in più. C'è il fornaio che chiede ancora 5 minuti per dormire, prima di alzarsi e andare a impastare il pane. C'è l'anziana scienziata che ogni giorno chiede ancora un giorno per inventare la pillola che guarisce ogni infelicità. C'è il marinaio che chiede ancora 10 minuti per baciare la sua fidanzata prima che suoni la mezzanotte. C'è la giovane manager che invece chiede 6 ore in più per poter fare le sue 1200 telefonate e inviare 800 messaggi. E poi ci sono i bambini che chiedono ancora mezz'ora soltanto per giocare un tempo supplementare. Anche la casa di Vettore avrebbe bisogno di un po' di tempo. Il vento ha spostato le tegole del tetto e alcune si sono rotte. Il camino pende storto da una parte e le grondaie traboccano di foglie secche. Ma del tempo che gli avanza, Vettore preferisce metterne un po' sul davanzale per i petti rossi perché vivano un giorno in più. O ci annaffia i ciliegi perché non sfioriscano ancora. Qualche volta, per strada, ne lascia cadere un pochino nel cappello di un mendicante perché anche la sua speranza duri un po' di più. Un giovedì, la telescrivente del grande negozio Temperia stampa un messaggio. Attenzione! Vento in quota e ghiaccio in precipitazione. Le mongolfiere che trasportano i carichi di tempo subiranno ritardo. Poco male, pensa Vettore. Ne ho di riserva dietro il bancone. Quel giorno, però, tutti chiedono un pochino di tempo in più perché al fornaio non bastano 5 minuti in più prima di alzarsi e andare a impastare il pane. All'anziana scienziata non basta un giorno in più per scoprire la pillola che guarisce ogni infelicità. Nemmeno al marinaio bastano 10 minuti in più perché oggi, prima che suoni la mezzanotte, di fidanzate da baciare ne ha 2. E poi non bastano 6 ore alla giovane manager che deve fare 1299 telefonate e inviare 899 messaggi. E ai bambini non basta un tempo supplementare, ce ne vogliono almeno 2. A fine giornata, sugli scaffali dietro al bancone, non è rimasto più nulla. Poco male, pensa Vettore, domani arriveranno le mongolfiere. Venerdì mattina Vettore sale sul tetto. Il cammino è un po' più storto del solito e sono cadute altre tegole. Però adesso non ha tempo per sistemarlo. Scruta tra le nuvole col suo binocolo d'ottone. Di mongolfiere in cielo, nemmeno una. Vettore scende, chiude la porta del negozio e appende il cartello «Tempo esaurito». «Poco male», dice Vettore. Lunedì ne arriverà di sicuro un gran carico. Sabato mattina, però, fuori dal negozio di Vettore, la coda attende come ogni giorno. Qualcuno legge il cartello sulla porta. Ma come? È finito il tempo! Impossibile! Qualcun altro entra e gli chiede. Non ne è rimasto nemmeno un pochettino? Mi dispiace, il tempo è finito. Ed ecco che arriva la tempesta. Le gocce picchiano fitte. Le tegole del tetto di Vettore volano da una parte all'altra. L'acqua straripa dalle grondaie intasate di foglie. «Se solo ci avessi pensato per tempo», dice Vettore, «ma ormai è tardi».